Sul finire della settimana, cioè sull'inizio del finire della settimana, vabbè, tra poco parleremo di... Bravissimo, Pupazzi di neve? perfettamente in tema, ci siamo, tra poco. Buona visione da Mamea Limana, negozio nato per i celiaci e per chi soffre di intolleranze alimentari, ti offre una vasta gamma di prodotti freschi, secchi e surgelati e tanti consigli utili. Mamei, in via La Cala 63 a Limana. Si divertono e imparano. Imparano e si divertono. Si divertono e si tengono in forma. Si preparano e si divertono. Piscina di Belluno, c'è sempre un buon motivo per divertirsi. Trasforma la tua dentiera in una protesi fissa. Con la clinica Favero a Belluno, protesi fissa a 5.900 euro ad arcata. Clinica Favero a Belluno, via Vittorio Veneto, Centro Millennio. Buon venerdì, benvenuti a tavola e ben ritrovati da Arredomania a Bripano di Sedico, arredo ma anche oggettistica. Protagonista della nostra settimana Renato Cervo, abbiamo detto un cuoco eccezionale ma anche un pasticcere eccezionale e noi vogliamo abusare della sua presenza oggi per fare un tipico dolce al piatto. Il piatto che si intitola... È una mille foglie di cioccolata con una mousse di castagna. Wow, ingredienti. Panna, un pochino di alcol, un fogliolino di colla di pesce, un po' di zucchero, un tuorlo d'uovo, un po' di cioccolata bianca, del purè di castagne, un po' di cioccolata e un cacao. Prendiamo la panna e la montiamo. Non montatela troppo perché sennò aggiungendo altri ingredienti tante volte tenta di smontare. Mettiamo la nostra gelatina in acqua ad ammorbidire. Quando è morbida, con l'aiuto di un po' di alcol portato a temperatura, facciamo sciogliere la nostra gelatina. Andiamo a prendere una ciotola, con il nostro frustino monteremo leggermente i nostri tuorli d'uovo, andiamo ad aggiungere il cioccolato che abbiamo sciolto in microonde, la nostra colla di pesce sciolta nell'alcol e poi andiamo ad aggiungere la nostra pasta di castagne, mescoliamo bene per ottenere una cremina e aggiungiamo infine la nostra panna montata che ci darà consistenza. La mettiamo in frigorifero a riposare per almeno 2 ore. E benvenuti a tavola, quest'oggi da Arredomania vi parliamo di oggettistica. Mentre molti di voi si stanno facendo progettare la casa e il negozio da Silvio qui a Bribano di Sedico, all'interno del negozio dicevamo protagonista anche l'oggettistica. E dato che oggi prepariamo un dolce, vi presentiamo nuovamente le Maxi Mug con la doppia camera, quindi la possibilità di versare all'interno di esse delle bevande calde e tenerle calde per svariati e svariati minuti. Prendiamo la nostra cioccolata, la mettiamo in microonde e la facciamo sciogliere. La mettiamo su un foglio di carta da forno e la andiamo a stendere con una spatola. Quando è fredda la tagliamo a quadrati. Una volta rappresa, su ogni quadratino di cioccolata facciamo un piccolo buco. Andiamo a prendere il nostro cacao, lo mettiamo su un setaccio e otteniamo la nostra salsa di cachi. Prendiamo una pentola, mettiamo un po' di zucchero, facciamo caramellare. Con un po' di caramello faremo una piccola striscia di zucchero che ci servirà come decorazione. Nel caramello rimanente aggiungiamo le nostre castagne, un pizzico d'acqua e otterremo così una guarnizione per il nostro piatto. A questo punto è arrivato il momento di impiattare, prego Renato. Allora, prendiamo la nostra mousse che per comodità abbiamo messo in un sacchettino, in un sac à poche. Andiamo ad adagiare un po' della nostra mousse. Prendiamo un altro pezzettino di cioccolato e andiamo a costruire la nostra mille foglie. Già così sarebbe un bellissimo piatto. Noi andiamo a prendere il nostro pezzettino di zucchero e lo andiamo ad infilare. State prendendo appunti? Prendiamo la nostra salsa di cachi e le nostre due castagne che abbiamo caramellato. Andiamo ad aggiungere 2 foglioline per guarnire. Potremmo aggiungerci un pizzico di zucchero a velo o una spolverata di cacao, ma credo che già dia il senso del piatto. Siamo senza parole, guarda lei, dillo. Benvenuti a tavola. E noi ci rivediamo domani, puntuali alla stessa ora, per la nostra briciola, la pasticceria della provincia di Belluno, che ci regala ogni sabato dei dolci eccezionali e poi domenica per il riepilogo. Arrivederci da...